Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, cantante dotata di grinta e passionalità, dal registro vocale di contralto e in grado di spaziare tra vari generi musicali, dalla musica melodica, anche impegnata, passando per la musica pop e le canzoni dedicate ai bambini. Nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese come il pollice della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patti Pravo e Milva. Iva Zanicchi, un grave lutto ha colpito oggi la cantante. Iva Zanicchi su Instagram ha annunciato la morte del fratello postando una foto che li ritrae assieme. Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio. La causa della morte è probabilmente il Covid. La stessa cantante, dopo aver contratto il coronavirus, aveva affermato in una recente intervista che il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella e aveva raccontato che lei stava meglio. Ma anche i fratelli si erano infettati e aveva ammesso di essere preoccupata per il fratello ancora ricoverato e cardiopatico.